Siamo a Summer Law Fixing con Roberto Ciavatta del Movimento Rete, al quale chiediamo una prima riflessione sul primo anno di consiglio del Movimento e anche di lui. Beh, diciamo, il risultato di questo primo anno credo che possa essere un po', come dire, negativo, nel senso che noi siamo entrati nutriti dalle più grandi aspettative di riuscire a dare una mano, contribuire a migliorare un po' le sorti del paese. Fino ad ora grandi miglioramenti non ci sono stati, ma devo dire soprattutto per una chiusura che si è ravvisata più o meno su tutti gli atti che sono stati fatti in Consiglio in quest'anno da parte di questo governo che a certi tratti addirittura autoreferenziale. Noi siamo entrati l'anno scorso con la finanziaria, siamo la seconda finanziaria, stiamo preparando in questi giorni diversi emendamenti. Il peccato è, ripeto, che già nel momento in cui li elaboriamo e li prepariamo sappiamo che non verranno presi in considerazione se non in minimissima parte, nonostante magari siano emendamenti che dopo che a distanza di qualche mese poi il governo fa suoi, perché questa è, diciamo, la cosa paradossale. Il governo boccia gli emendamenti, poi dopo qualche mese li ripresenta come emendamenti del governo, come proposte di legge del governo, il che ci sta, non è un problema. L'importante è che vadano a buon fine e che vengano fatte delle cose per il paese. Però credo che questo atteggiamento sia un atteggiamento non serio e credo che diciamo, il malcontento che c'è un po' in tutta la cittadinanza stia lì a dimostrare che questo governo non sta facendo la sua parte, non sta lavorando veramente per il bene comune, come avevano osato malamente denominarsi.